Ciao raga, io sono la prof Clara e oggi sono qui a Milano con il prof Stefano. Ciao a tutti, io sono Stefano. Dato che oggi ci stiamo incontrando di persona per la prima volta, vi farò delle domande che possono essere utili anche a voi quando volete fare amicizia con qualcuno. Allora Stefano, perché sei a Milano? Io sono a Milano adesso da tanto tempo, sono a Milano da 5 anni, perché io in realtà ho origini pugliesi, vengo dalla Puglia, una regione nel sud Italia. E mi sono trasferito qui 5 anni fa per fare l'università e adesso sono rimasto qui a Milano anche per insegnare l'italiano. E ci dici cosa fai nel tempo libero a Milano? Allora, a Milano nel tempo libero mi piace molto uscire con i miei amici. A volte usciamo per andare a fare aperitivo, quindi andiamo a bere qualcosa, per esempio uno spritz, e mangiare qualcosa insieme, degli stuzzichini per esempio, o andiamo al ristorante, andiamo al bar per un bicchiere di vino, una birra, ma anche semplicemente fare delle passeggiate per Milano, dato che Milano è una città molto molto bella. Per esempio fare delle passeggiate qua proprio, sì, no? Nel parco Sempione di Milano. Allora, e se uno dei nostri studenti dovesse venire in Italia per la prima volta, quale città gli consiglieresti? Ah, questa è una bellissima domanda. Diciamo che se non siete mai stati in Italia, sicuramente vi consiglio Roma, la capitale d'Italia. È una città bellissima, molto storica, ci sono tantissime cose da vedere. Ma poi ci sono anche altre città molto interessanti, come Firenze e Venezia, che sono delle città più piccole, ma anche splendide, no? Firenze e Venezia sono davvero bellissime. Ma poi vi consiglio anche Milano, che è la città dove abito adesso. È una città un po' diversa, più moderna, più internazionale, ma comunque una bellissima città. E adesso, Clara, perché non raccontiamo ai nostri studenti come abbiamo passato la giornata qui a Milano? Certo, allora oggi ci siamo incontrati al Duomo di Milano e poi abbiamo fatto un po' una passeggiata, una camminata insieme a una fotografa che ci ha fatto delle bellissime foto fino al Castello Sforzesco, che è questo qua dietro. Poi eravamo un po' stanchi, quindi abbiamo fatto un aperitivo in una terrazza di Milano vicino al Duomo e poi siamo andati a mangiare in un ristorante tipico milanese, una trattoria. E adesso siamo venuti qui al Parco Sempione a raccontarvi un po' la nostra giornata. Allora Ste, ti ringrazio, per me è stato un piacere conoscerti finalmente di persona dopo tutte queste videochiamate che ci siamo fatti in tutti questi mesi. Anche per me, davvero è stato proprio un piacere. E voi perché non ci fate sapere se siete mai stati a Milano e soprattutto vi è piaciuto il nostro giro qui? Beh, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Ci vediamo alla prossima. A presto, ciao. Ah, grande.